Ma che partita ha fatto l'Italia, ragazzi? Che partita ha fatto l'Italia? Ma soprattutto complimenti al nostro giocatore, il nostro miglior centrocampista, a mio avviso, per il modo che ha di intendere Conte il calcio, ovvero Nicolò Barella. Complimenti a questo ragazzo. Migliore in campo dell'Italia, assolutamente non c'è stato nessuno migliore di lui. Mi è piaciuto anche Immobile, si è mostrato molto di più rispetto alla scorsa partita, ha corso tanto. Anche Insigne che ha fatto il terzino, si è visto poco il lavoro di Insigne perché ha lavorato più da difensore che da attaccante. Ecco, veramente una bella Italia, finalmente una bella Italia. Io appunto non ho fatto il video però perché non ho visto la partita, ero in un'asta del Fantacalcio che a breve vi mostrerò appunto sul canale. Però vedendo appunto la partita mi sono accorto nella scorsa partita che la Bosnia si era praticamente chiusa e non ci dava completamente spazio, mentre l'Olanda, una squadra più propositiva che voleva fare risultato, ha lasciato gli spazi che noi abbiamo saputo sfruttare. L'azione è stata veramente bella, anche se dobbiamo essere un po' onesti, raga, è stata un po' anche fortunata, eh? Ci sono stati un paio di rimpalli, qualche passaggio così fortunato. Poi però il cross bellissimo al bacio e il gol di Nicolò Barella, veramente una bella azione, però secondo me è riuscita più che altro. Per il resto, un'ottima difesa. Chiellini, ragazzi, monumentale, nonostante l'età, monumentale Chiellini, ragazzi. Difensore più forte d'Italia, assolutamente, il difensore più forte che abbiamo in Italia. Non c'è nulla da dire, non ci sono giovani che tengano. Chiellini è veramente l'emblema di come si dovrebbe difendere sostanzialmente. Cioè, nessuno è riuscito a passare, neanche i velocisti come Depay. Io mi accorgevo che nel momento in cui c'era l'attacco da parte di questi giocatori, c'era Chiellini, penso che nel 90% dei casi non passavano. Credo che non abbia mai perso neanche un contrasto Chiellini in questa partita, quindi ottima davvero. Però voglio fare un complimento a Nicolò Barella e anche a D'Ambrosio, ragazzi. D'Ambrosio è nazionale, mi si rivitalizza D'Ambrosio. Ma come ha giocato oggi D'Ambrosio? Da esterno, da terzino destro, che ovviamente non è un ruolo che potrà mai più ricoprire con l'Inter, perché Conte i terzini non li conosce, non sa cosa siano, cos'è il terzino. Conte gioca fondamentalmente con gli esterni a tutto campo, quindi D'Ambrosio ovviamente è un ruolo che non può fondamentalmente più ricoprire nonostante l'età, però si è comportato bene. Abbiamo rischiato un po' sul finire della partita, ma niente di così drammatico, ecco. Una partita che ci ha regalato parecchi spunti, ragazzi, per questo video, perché ho visto un'Italia propositiva, un'Italia che con il solo Immobile avanti ha fatto parecchio bene. Nota negativa di questa partita, l'infortunio di Zaniolo, ma per fortuna non è il ginocchio che hanno operato, cioè che è stato operato, perché sarebbe stato veramente devastante. Mi viene alla memoria il ginocchio di Ronaldo, proprio distrutto, non si riprese più. Meno male, da un punto di vista, spero che comunque questo ragazzo non sia sfortunato e che non sia nulla di grave. Mi è piaciuto Jorginho, anche se non è il mio tipo di centrocampista, vi devo dire la verità, troppo lento, troppo macchinoso, non è il mio tipo di centrocampista. Locatelli, bene. Prima convocazione si è dimostrato già subito molto arcigno da questo punto di vista. E niente, poi c'è stato Spinazzola sulla sinistra che spinge molto, lo sappiamo, lo conosciamo tutti. Niente ragazzi, vi ricordo che sul canale è uscito il video sulle 10 curiosità su Arturo Vidal, andatelo a vedere, mi raccomando, in alto a destra o qui, non so mai dove sia. Per andare a guardarlo, mi raccomando, ci sono anche i calciomercati della Juventus e dell'Inter, i miei mercati che farei. Mi raccomando, andateli a vedere perché sono molto importanti quei video, ci perdo tempo e spero che vi piacciano. Contento per l'Italia, però vi devo dire la verità, ragazzi, non vedo l'ora che finiscano queste nazionali per gettarci a capofitto sulla nostra nuova stagione dell'Inter, che ormai è praticamente vicinissima. Anche se noi non vedremo purtroppo l'Inter subito perché come sapete tutti, la prima partita è stata rinviata, quella col Benevento, quindi dovremmo aspettare un'altra settimana, però la Serie A riparte ufficialmente fra pochissimi giorni, fra 10 giorni. E niente ragazzi, io credo che il video possa terminare qui.
facciamo 3 punti importanti, forza Italia. Ci vediamo presto con un altro video. Adesso è veramente tutto. Ciao da Zeta Claudio.